siamo anche sicuramente tanti. Questa è una iniziativa a cui diciamo, teniamo in modo particolare, anche perché consente di dare una idea molto sostanziale di cosa l'IBC è, cosa l'IBC fa e cosa l'IBC farà. A novembre faremo anche un convegno sul libro antico, quindi vedete spaziamo in tanti ambiti e lo facciamo perché, come anche qualcuno degli autori della pubblicazione ha notato, l'Istituto ha questo nel proprio DNA e questi sono valori che, come dire, rimangono duraturi e che noi cercheremo di... Hai una bella gnocca come collega dall'altra parte. Questa eterogeneità di oggetti di cui ci occupiamo configura da un certo punto di vista un catalogo, come dire, del patrimonio culturale regionale. Catalogo patrimonio culturale che è una serie di concetti un po' diversi, quello più vecchio di cose d'arte, addirittura più ampio di quello dei beni culturali, ma che connota molto bene quello che fa l'IBC, perché patrimonio culturale ha acquisito adesso una semantica molto ampia. Soprattutto i francesi su questo lavorano da molti anni, tra l'altro dal 2004, se non vado errato, l'inventaire del patrimonio francese è regionalizzato, cioè c'è il concorso delle regioni. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo, come dire, da tempo imboccato una strada che coglie alcune trame della contemporaneità che sono assai significative. Su questo percorso noi faremo, quindi vedrete questa sala popolarsi di presentazioni ed eventi relativi ai tanti oggetti del patrimonio culturale di cui ci occupiamo. Oggi ci occupiamo della presentazione di questo volume elettronico e anche questa è una novità, questo è il primo titolo di una collana che di ebook o comunque di libri, di volumi, di testi accessibili leggibili online. Questo è il PDF interattivo che ha un pregio, questo per esempio almeno per me, delle note che possono essere condito, da qui condito, lette senza andare a fondo pagina. Detto questo, e per non perdere altro tempo, vedete, io darei subito la parola all'assessore Mezzetti, che ringraziamo di essere qui e che nella sua presentazione del volume ha evidenziato come in Emilia-Romagna questo tipo di realtà è una rete, parlo del design, delle industrie artistiche, sono una realtà significativa. Dopodiché il nuovo presidente dell'istituto con il quale ho piacere di lavorare, Roberto Balzani, aggiungerà altre cose assai significative, perché questo è un libro che fa parlare, diciamo, della realtà emiliano-romagnola, dell'istituto, e in qualche modo consente anche di attraversare campi disciplinari diversi. Prego, assessore.